iniziare. Bene, allora buonasera a tutti. Tocca a me l'onore di moderare questa presentazione e lo faccio davvero con moltissimo piacere, anche se in una situazione che non ci è consueta. Quindi, come sappiamo, ecco, la presentazione del volume di oggi. È la presentazione del volume Il restauro dei grandi bronzi archeologici, laboratorio aperto per la Vittoria Alata di Brescia. Il volume è stato curato da Francesca Morandini e Anna Patera e fa parte della collana che Edifi realizza in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, in particolare la collana Dal restauro agli studi. È una, diciamo, non una sottocollana, ma diciamo una derivazione dalla collana storica di Edifir, appunto, sul restauro, sempre realizzata in collaborazione con l'opificio. Si tratta di un volume molto, molto bello, molto interessante, quindi. Visto che, diciamo, il tempo che abbiamo a disposizione non è moltissimo, io passerei subito la parola al soprintendente, professor Marco Ciatti, che appunto ci introdurrà per un suo breve intervento. Poi a seguire appunto ne parleranno il professor Paolo Liverani, la professoressa e la professoressa Pafumi. Poi al termine appunto ci saranno credo un intervento da parte delle curatrici e alcune domande per chi vorrà farne. Quindi la parola al professor Ciatti. Grazie. Grazie Francesca, buongiorno a tutti, buongiorno agli organizzatori del salone, alle curatrici del volume, ai graditissimi ospiti, i due professori Paolo Liverani e Stefania Pofumi che gentilmente hanno accettato di presentare il nostro lavoro e quindi ringrazio a nome mio personale e dell'istituto che ho l'onore di dirigere. Come tutti sanno, l'Opificio delle Pietre Dure è un istituto dedicato all'attività di conservazione e restauro, con questi tre ambiti di attività: l'operatività, la ricerca e la formazione. Ma per svolgere appieno il proprio compito, a queste bisogna aggiungere anche un intento di divulgazione, di disseminazione del proprio operato, proprio per rendere consapevoli e partecipi sia gli addetti ai lavori sia il pubblico di quello che viene fatto per due motivi. Il primo di ordine etico: noi siamo un istituto pubblico, spendiamo soldi pubblici e dunque è nostro dovere rendere conto dei risultati raggiunti. Secondo, il progresso della scienza della conservazione va avanti come in tutte le altre discipline, ognuno fa un lavoro, una ricerca e la pubblica. Gli altri partono da lì e auspicabilmente vanno avanti. In Italia si lavora molto nel campo della conservazione e restauro, ma si pubblica, a mio avviso, troppo poco. Per questo da tanti anni mi sono occupato di rilanciare l'attività con delle collane promosse dall'Opificio e poi negli anni, essendo ormai quasi 40 anni che sono all'Opificio, sono arrivato alla follia di averne create ben 5 per varie sottodivisioni. Oggi, per esempio, presenteremo questo libro sul restauro dei grandi bronzi archeologici della collana Dal restauro agli studi e chi avrà ancora la pazienza di ascoltarci, finito questo, ci potrebbe anche essere la presentazione di altri in futuro, perché la nostra produzione è ormai a diverse centinaia di volumi. Un grande restauro archeologico, la Vittoria di Brescia, che è uno dei capolavori del restauro
dei bronzi antichi naturalmente, ma è anche il simbolo della città e quindi abbiamo affrontato il restauro di questo capolavoro e la città ci ha affidato con grande rispetto e con grande volontà di fare un progetto partecipato, comune, insieme alle autorità di Brescia, al Comune, alla Fondazione Musei Brescia, ma anche con una vasta opera di disseminazione, appunto, come dicevo, a vari livelli. Il restauro dei grandi bronzi archeologici ha una bella tradizione Autorità di a Brescia, al Firenze, Comune, alla da quando Fondazione Musei esisteva Brescia, il bellissimo ma anche con laboratorio della una vasta Soprintendenza opera di Archeologica che disseminazione, fece appunto. il restauro dei bronzi di Riace, come voi sapete. Purtroppo il laboratorio non esiste più. Ecco, noi abbiamo ereditato anche questa tradizione grazie alla presenza di un'archeologa che attualmente è Anna Patera, prima in passato avevamo Maurizio Aveva Michelucci, possiamo bellissimo dare un laboratorio della contributo Soprintendenza anche nel Archeologica che campo del fece. restauro dei materiali archeologici. L'istituto è diviso in settori per materiali, quindi i laboratori sono benissimo in grado di restaurare un oggetto qualunque sia la sua epoca. Occorre delle competenze storiche per progettare e dirigere gli interventi. Ecco il ruolo degli archeologi all'Opificio delle Pietre Dure. E in questo caso poi il tema è particolarmente intrigante perché la conservazione della statuaria in bronzo, soprattutto se esposta all'aperto o ha avuto problemi conservativi come questa che viene dai secoli più lontani, dunque sepolta, chiusa, riscoperta, con infiniti guai e problemi, è un problema tecnicamente molto complesso. Pur essendo un'opera monomateriale sostanzialmente, e l'opificio nel campo della conservazione del bronzo ha cercato sempre di dare un contributo. Non so, famoso è il primo restauro delle tre porte del battistero, quella detta del Paradiso di Ghiberti, per i quali fu addirittura messo a punto in collaborazione col CNR un tipo speciale di laser per la pulitura. Quindi questo è solo un esempio, infinite sono le ricerche e gli studi che tramite singoli interventi di restauro, e l'Opificio ormai ha restaurato la maggior parte dei grandi bronzi che esistono a Firenze. Tutto questo però ci pone, sposta sempre più avanti la frontiera di sapere veramente tutto. E nel campo archeologico questo, il tema è ancora più difficile. Per questo abbiamo ritenuto opportuno fare questo convegno e con molti ospiti, studiosi, ricercatori, restauratori di vario titolo per tirare un po' le fila di queste vastissime conoscenze e esperienze che spesso non hanno occasione di incontrarsi e di scambiarsi fino a fondo. Francesca Morandini e Anna Patera hanno poi curato la pubblicazione in questa collana che si chiama Dal restauro agli studi e che abbiamo creato proprio per occasioni più di studio, convegni, atti, ricerche, che possono avvenire anche separatamente dalla presentazione di un restauro. In questo caso il restauro è in corso e ora verrà tra breve presentato, come probabilmente Francesca Morandini ci racconterà. Quindi grazie. Prima di tutto a tutti i partecipanti del convegno, grazie alle curatrici, grazie ai relatori di oggi che ci parleranno e grazie a tutto il personale dell'Opificio che ha collaborato per questa iniziativa. A voi la parola. Bene, grazie mille Marco, grazie mille professor Ciatti, ecco, mi ha fatto molto piacere che tu abbia ricordato appunto la grandissima attività editoriale svolta dall'Opificio che ci vede ecco, molto coinvolti. Ecco, sicuramente tu sottolinei sempre molto l'aspetto della partecipazione.
di tutti, ecco, di tutti gli studiosi ai risultati di vostre operazioni di restauro e di studio. E ecco, quindi veramente come nacque con la prima nostra collana Problemi di conservazione e restauro, e ecco, prosegue anche insomma, da molti anni per noi con grandissima soddisfazione. Allora, adesso passerei la parola al professor Paolo Liverani, che ringrazio per il suo intervento. Grazie, professore. Buongiorno, anzi buonasera a tutti quanti. Io sono molto grato per questo invito. Io appunto ho potuto leggere con estrema attenzione, interesse e qualche volta sorpresa il magnifico volume e ho avuto il privilegio di poter esaminare l'opera direttamente, che è un'opera di livello eccezionale. Ora, avendo pochi minuti a disposizione, io per parlare di questo volume non credo sia opportuno fare un dettagliato resoconto dei contenuti che ci porterebbe troppo lontano. Io vorrei evidenziare un paio di punti che saltano agli occhi dalla lettura del volume, dall'esame dell'opera, con alcune novità e alcune anche proiezioni future. Il primo punto riguarda più alcuni aspetti tecnici, il secondo più storico-artistici. Quindi la pulitura delle superfici della scultura ha evidenziato alcune caratteristiche che a me paiono importanti e vadano sottolineate. Ci sono delle tracce di dorature su una mano che fanno pensare che la scultura avesse le parti nude, diciamo così, dorate, e quindi possiamo ipotizzare che ci fosse una forma di policromia di questo bronzo. Pensiamo anche al fregio, cioè la banda sui capelli che ha una gemina d'argento e quindi poi dobbiamo immaginare anche gli occhi che purtroppo adesso sono persi, però erano realizzati in un'altra materia. Ci sono anche degli studi recenti, c'è stata una tesi di dottorato a Tübingen che ha raccolto tutti gli occhi che conosciamo nella scultura antica, Verena Hooft. E quindi noi dobbiamo immaginarci quindi questa statua già molto più viva di quanto normalmente si pensa, mentre invece prima queste patine, queste così, restauri antichi o solo vecchi anche, avevano attenuato questo aspetto. Di recente c'è tutta una serie di studi che hanno molto rilanciato il tema. Io mi occupo soprattutto di policromia della scultura su marmo, però ci sono una serie di studi sulla policromia della scultura in bronzo. Pensiamo agli studi anche di Vincent Brinkman, con restituzioni anche audaci e talvolta così un po' destabilizzanti, ma sempre di straordinario interesse perché comunque stimolano questa discussione. Quindi un mondo molto più vivace, mondo classico, molto più vivace di quello che normalmente noi consideriamo. Credo che questo andrebbe poi confrontato con alcuni dati meno utilizzati e meno noti, almeno finora. Io penso ad alcuni testi tardo-antichi che sono stati pubblicati di recente, testi molto difficili sia filologicamente che da un punto di vista codicologico che proprio chimico. Penso alla mappe clavicula, questo repertorio di ricette che parla anche di metalli preziosi e di bruniture di metalli preziosi e che ci dà un'idea dei processi, della ricchezza di tecniche che potevano essere usate in antico a questo proposito. Ce ne sono anche altri meno completi, il codice quello di Lucca, per esempio, che in questi ultimi anni ha suscitato studi e pubblicazioni.
Confessioni, ma ci sono vari di questi testi. Quindi, secondo me, abbiamo con questi recenti studi e anche quindi con gli studi sulla vittoria, si sta aprendo un modo completamente nuovo di vedere questi grandi bronzi. Passerei anche al secondo punto che volevo trattare e che è quello più storico-artistico, perché il restauro ha permesso di raggiungere una conoscenza più solida su alcuni aspetti che influenzano una lettura dell'opera, perché questa scultura che ha un livello qualitativo altissimo, straordinario, in realtà poi non è che sia penetrata così a fondo negli studi, non è che viene considerata molto spesso nei manuali, forse anche il suo ruolo di simbolo, scusate, ha sopraffatto in qualche misura l'analisi più specifica dell'oggetto in sé come immagine, come opera d'arte. E quindi esame così attento e così prezioso probabilmente permette di recuperare alcuni aspetti. Inoltre c'è anche da dire che ultimamente c'è stato un rimettere le mani proprio su alcuni aspetti fondamentali di metodo dell'analisi di un'opera di questo tipo. Qual era il problema da un punto di vista archeologico che forse ha condizionato una sottovalutazione di quest'opera di così alto livello? Lo schema che abbiamo studiato noi quando eravamo all'università, già in anni in cui c'era qualche sintomo di cambiamento, era quello tradizionale, quello che con terminologia tedesca si dice applicato alla Meisterforschung, cioè lo studio dei grandi maestri greci, Fidia, Policleto, Prassitele, o la Copienkritik. Che cos'è? È che è uno schema metodologico derivato dalla filologia e dalla codicologia, per cui così come noi ricostruiamo, che so, un testo di Tito Livio, confrontando tutti i codici, stabilendo i rapporti tra le famiglie di codici e quindi risalendo faticosamente al prototipo dell'autografo, perduto ovviamente, di Tito Livio, così con le sculture copie romane uno poteva confrontare tutte le varie repliche, varianti e risalire al perduto prototipo uscito dalla fonderia di Fidia. Però questo sistema, che ha una sua validità per le grandi opere di questi grandi maestri, in realtà è una rete che si perde il 90% dei pesci, per così dire, nel senso che tutta la produzione romana essenzialmente e gran parte di quella greca non è riconducibile a questi pochi, tutto sommato, a queste poche opere, ed era anche una lente deformante per cui cerchiamo sempre di trovare un prototipo dietro a ogni scultura che incontriamo nei musei, con a volte dei virtuosismi che difficilmente il grande pubblico comprende, variante da una replica, copia ispirata, insomma, ci sono dei contorsionismi un po' eccessivi. Di recente invece è stato, tra l'altro, questo che significava che le copie che noi esaminavamo non avevano valore, anzi erano qualcosa che veniva utilizzato solo per risalire a questo mitico prototipo che poi, per cui erano sì un mezzo, ma anche un ostacolo, uno schermo rispetto all'apprezzamento dell'autografo, no? Quindi chiaramente secondarie. Adesso invece c'è una coscienza, a partire dagli anni 70, ma poi progressivamente si è intensificato questo tipo di studio, si è capito per esempio l'importanza della serialità. Molti di voi probabilmente ricordano la magnifica mostra curata da Settis per la Fondazione Prata,
Prada a Milano e poi anche un'altra a Venezia, Serial Classic, in cui viene esaminato proprio questo concetto di queste opere d'arte multiple, potremmo dire con una terminologia che è più consueta nell'arte contemporanea che in quella di età classica. Ma c'era una serialità che andava compresa nella sua funzionalità, struttura e nel suo valore. Per cui ci sono tentativi di applicare altri schemi interpretativi. Fullerton parla dell'intertestualità anche per le opere d'arte figurativa. Cos'è l'intertestualità? È nata in ambito letterario, filologico, ma insomma un testo è un textus, è un qualcosa di intessuto di tanti elementi che vengono a fondersi e a creare un nuovo originale. Ora, anche questo quindi è un tentativo. Io credo che si possa anche applicare uno schema derivato forse, potremmo dire, dall'oralità. Cioè, voi sapete che in base agli studi storici ormai di Milman e Perry, sappiamo che so, un'opera epica come così, i cicli epici greci, così, non venivano scritti e recitati a memoria una volta per tutte, ma venivano reinventati, per così dire, sulla base di schemi narrativi e di formulari. Che erano, come dire, la cassetta degli attrezzi dell'Aedo, del cantore antico. E così l'artista antico rimodulava le opere a seconda della destinazione del committente, dell'orizzonte di aspettative della sua audience, del suo pubblico, e quindi non andava sempre comunque alla ricerca di qualcosa che così fosse straordinariamente innovativo, ma era la rimodulazione, rielaborazione originale di motivi tradizionali. Quindi, se noi vediamo la storia dell'arte antica con questi strumenti più flessibili, possiamo interpretare molto meglio le opere, possiamo distinguere tra le copie vere e proprie, le serie, che sono appunto dei multipli, che sono pensati per un certo numero di opere, un certo periodo ristretto, per la produzione di massa, perché ovviamente i piccoli votivi che si trovano nei depositi votivi realizzavano a matrice in numeri altissimi. Allora, in questo senso, noi possiamo ripensare questa opera, quindi certamente il modello, si sa, è questa Venere di Capua, che però era così chiaramente seminuda e senza le armi. Poi abbiamo il modello, la Vittoria che si trova appunto nell'arte trionfale romana. Abbiamo diversi esempi, ma quella di Brescia è una rimodulazione particolarmente felice. Perché non era stata ben interpretata? Per motivi che vi ho appena detto, a mio parere, metodologici, anche perché le ali hanno un trattamento che è un po' differente da quello vestito, diciamo, della veste, con molto più maggiore uso di bulino, e quindi faceva un'impressione diversa, diciamo, dal resto dell'opera, per cui è stata anche fraintesa, e anche autorevolissimi studiosi come Tonio Hölscher ritenevano fosse qualcosa di non necessariamente pertinente. Gli studi di questo restauro hanno dimostrato che invece vanno considerate assolutamente come appartenenti a un unico progetto, ali e corpo della Vittoria, e quindi noi dobbiamo riconsiderare il tutto in questa forma, e quindi come risposta. Non si tratta di una risposta eclettica, ma si tratta di questa modulazione da parte dell'artista in base alle esigenze della sua committenza, che utilizza il materiale linguistico, potremmo dire, di cui dispone la sua arte figurativa per creare un qualche cosa che in effetti funziona molto bene, perché la sua notorietà come simbolo di Brescia parla a favore della capacità di comunicare un messaggio in una maniera molto forte e evidente. Quindi io credo che
Mi fermo qui perché non voglio portare via altro tempo ai colleghi che devono parlare, ma mi sembra che appunto questa operazione di restauro ha permesso di scrostare visioni un po' fossilizzate di quest'opera, di rendere molto più visibile i pregi, le particolarità e di comprenderla proprio nell'ambito, sia dal punto di vista della produzione artistica, sia dal punto di vista dell'aspettativa del pubblico a cui quest'opera era destinata. Ecco, vi ringrazio. Ecco, grazie a lei, professor Liverani, che lo ricordo adesso, no, mi sembra di essermi dimenticata in partenza nella sua presentazione. Professor Liverani è professore ordinario al Dipartimento Sagas, Università degli Studi di Firenze. Allora, adesso passerei la parola alla dottoressa Pafumi, che credo abbia preparato un PowerPoint, quindi ecco, che potremo vedere nel corso, diciamo, del suo intervento. La dottoressa Pafumi è archeologa e storica dell'arte antica del CNR di Napoli. Ecco, dottoressa, non so se lei è pronta, io ecco, le passerei la parola e poi attraverso la, credo, condivisione dello schermo potremo No, vedere. in realtà non Ah. sarà necessario perché, visto il breve tempo a disposizione, ho pensato che non fosse necessario, insomma, preparare una presentazione. Bene, bene, grazie, dottoressa. Quindi ecco, io saluto intanto tutti coloro che sono in ascolto e ringrazio anch'io il soprintendente dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, il professore Marco Ciatti, e le colleghe archeologhe Francesca Morandini e Anna Patera per avermi coinvolto oggi. Io, come è stato detto, sono una ricercatrice archeologa dell'Istituto di Studi sul Mediterraneo del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Napoli e da molti anni mi occupo di statuaria romana e soprattutto negli ultimi anni ho avuto degli impegni scientifici che mi hanno portato ad occuparmi proprio di statuaria bronzea nei musei di Napoli e di Catania. E a questa comunanza di interessi e di impegni scientifici con le curatrici del volume, credo si debba la mia presenza qui. E proprio partendo da questa esperienza, io vorrei fare con voi alcune riflessioni molto brevi. Non prima di essermi complimentata con le curatrici del volume, perché il volume è veramente molto bello, ben riuscito. Certo, per l'eccezionalità del bene archeologico cui è dedicato, ma per lo spessore dei saggi che sono in esso contenuti, per l'accuratezza dell'apparato fotografico e per la veste grafica, sicuramente tutto questo, ma io direi che c'è anche molto di più. E vengo subito alla mia prima riflessione. Noi infatti oggi ci troviamo spesso a ragionare sulle problematiche che ricerca scientifica, tutela e comunicazione sono chiamate ad affrontare. Il volume mi pare che dia una risposta molto chiara su tutto ciò, ponendosi proprio come un modello da seguire anche per le future iniziative. Infatti, dal punto di vista dello specialista, dell'addetto ai lavori, dell'archeologo, credo che questo volume sia destinato a segnare una tappa veramente fondamentale e imprescindibile. E questo non solo per il rigore metodologico del progetto di restauro e di studio e per diciamo, la velocità di condivisione dei risultati ottenuti, ma anche e soprattutto perché propone e si configura come un vero e proprio protocollo di intervento. Un protocollo di intervento, di azione, per così dire, destinato a fare scuola, sia per chi da anni si confronta con i problemi della ricerca sulla grande statuaria bronzea di età romana, ma io credo anche per le nuove generazioni di studiosi.
dietro al volume sappiamo tutti che c'è un laboratorio aperto, lo dice lo stesso volume, c'è stato un laboratorio aperto, come hanno sottolineato le curatrici, insomma, anche all'interno del volume, un laboratorio che mirava a produrre nuova conoscenza attraverso un nuovo restauro, un'accurata ed esauriente campagna diagnostica che veniva ad aggiornare i risultati ottenuti già nel 2011 e pubblicati nel volume sui grandi bronzi dall'Italia settentrionale di Formigli e Salcuni. Stiamo parlando quindi di uno studio integrato, inter e multidisciplinare, che, come dicono le curatrici, è nato e si è sviluppato in corso d'opera. Ecco, su questo vorrei soffermarmi perché mi pare molto importante. Cosa significa in corso d'opera? In corso d'opera significa che strutture museali, esperti del settore, archeologi, specialisti della conservazione e del restauro, e una struttura d'eccellenza nel nostro paese, qual è l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, organizzano una sorta di tavolo permanente, un tavolo permanente attorno all'opera che va in restauro, che quindi non giace, non resta cioè a giacere nel laboratorio in cui è entrata, ma diventa materia prima per uno studio collegiale che a conclusione ci possa dire tutto quello che è possibile dire di un'opera, e cioè la sua vita, la sua biografia, che non è solo la sua esistenza antica, ma naturalmente va anche alle vicende che caratterizzano l'esistenza di un'opera in epoca post-antica, fino ad arrivare ai tempi moderni. Quindi dalla sua cioè dal momento in cui è stata commissionata, realizzata fino, e quindi fruita in antico, fino alla fruizione moderna. E per grandi progetti occorrono infatti grandi squadre tematiche, un'intesa fra le istituzioni del nostro paese, serve anche molto saldare sistema museale alla ricerca scientifica, alla formazione, alle specializzazioni, perché si possa affrontare lo studio di un'opera a 360 gradi, ottimizzando appunto risorse e tempi. Ed è quello che penso che sia stato fatto magistralmente per la Vittoria Alata. Il volume quindi stabilisce un metodo che spero diventi una regola fissa per iniziative di questo tipo, una regola fissa per iniziative di grande respiro, come è stato il restauro della Vittoria Alata, e come spero possa diventare anche la ricostruzione della quadriga bronzea di Ercolano, che proprio in questi mesi stiamo iniziando al Museo Nazionale di Napoli, che abbiamo presentato anche ieri al Salone, e grazie a un accordo siglato fra il Museo Archeologico diretto da Paolo Giulierini, il Museo di Napoli, e l'Istituto ISMED dal quale afferisco. Detto questo, entrando più nel merito del volume, ecco, questo sappiamo bene affronta tutti gli aspetti che riguardano i problemi interpretativi che la statua della Vittoria pone ancora 2 secoli dalla sua scoperta. Alcuni chiariti, altri rimasti ancora aperti, con i nuovi dati scaturiti dal restauro e con le problematiche, le tematiche connesse alla sua conservazione e valorizzazione museale. Anch'io non entro nel merito di tutti questi argomenti, non sarebbe possibile in così poco tempo. E anch'io volevo soffermarmi, però riprendendo il professore quanto ha detto prima di me il professore Liverani, volevo soffermarmi almeno su qualche tema di carattere generale, che è più vicino alla mia esperienza e soprattutto alla mia esperienza di ricerca e di studio di questi anni. E anch'io volevo riprendere il discorso della decorazione policroma dei grandi bronzi di età romana. Ecco, forse questo è stato un tema che è rimasto un pochino al margine nel lavoro sulla Vittoria Alata di Brescia, ma probabilmente perché mentre per quello che riguarda la statuaria in marmo esistono molti casi studio esemplificativi dell'uso del colore ed anche un protocollo scientifico per la ricerca sul campo, lo stesso non si può dire per la statuaria in bronzo. Questi aspetti infatti stanno balzando all'evidenza degli studiosi soprattutto negli ultimi tempi, anche perché c'è un maggiore interesse per la policromia nella statuaria di età antica anche da parte del grande pubblico. Ci sono i nuovi mezzi diagnostici che
permettono, ecco, delle indagini veramente estremamente accurate, ma soprattutto io dico c'è anche qualche elemento di fortuna che ci permette di avere anche nuova documentazione che può portare anche nuova conoscenza alla discussione d'ora in poi. E mi riferisco al ritrovamento che mi vede anche fortunatamente protagonista in prima persona di frammenti di statuaria bronzea riccamente damaschinati, come un frammento di Vanneggio che ho ritrovato nei depositi del Museo Civico di Catania, e come soprattutto uno straordinario frammento di paludamentum damaschinato ritrovato, rinvenuto ad Ercolano nel 1762, ma rimasto sepolto e quindi inedito, sottratto alla vista, sconosciuto a tutti, sepolto nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, e che è stato possibile ritrovare e inserire adesso in un nuovo progetto di studio e di analisi che stiamo appunto varando, e i cui risultati speriamo di poter presentare in occasione dell'apertura delle nuove sale dedicate alle città vesuviane, nuove sale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, prevista per giugno 2021. Un altro grande tema sul quale vorrei soffermarmi, prima di concludere, sul quale vorrei portare la vostra attenzione, è quello della comunicabilità del bene archeologico. La situazione particolare che stiamo vivendo a causa della emergenza pandemia, che ci vede anche oggi costretti a parlare in questa modalità da remoto, porta a fare nuove considerazioni e nuove domande. Rimane comunque fondamentale quella di chiedersi, ecco, come comunicare i risultati della ricerca scientifica ad un pubblico più vasto e soprattutto ai giovani, perché possano avere il desiderio di tornare ad andare nei musei. La risposta non può certo essere esaurita nel breve giro, ecco, di una discussione di pochi minuti. Occorrerebbe una discussione dedicata, una discussione che forse il clima più sereno in cui si è svolto il convegno del maggio 2019 non aveva suscitato, o aveva suscitato solo marginalmente. Al tema riporta anche un articolo che è stato pubblicato sulla Repubblica domenica scorsa e che mi viene in mente, quindi all'uopo, insomma, mi pare adatto, e poche righe nelle quali Silvia Ronchey ci informa della volontà espressa dalla direzione degli Uffizi di rendere fruibili le opere anche al di fuori degli Uffizi, e di permettere cioè che le opere lascino il grande museo che le ospita per raggiungere luoghi diversi e pubblici diversi. Questo naturalmente rimanda alla possibilità che il rapporto fra le opere e il loro contenitore non sia vincolante e possa essere invece ripensato sempre in chiave dinamica. Ora, questo si capisce che non può essere fatto sempre per tutte le opere, non per opere come la Vittoria Alata di Brescia, per ovvi motivi. Però il tema richiama più in generale quello della comunicabilità del bene archeologico, che non può e non deve mirare, come è chiaro a tutti, solo agli addetti ai lavori, ma deve essere in grado di raggiungere e coinvolgere molteplici pubblici. Su questo io credo che bisognerà confrontarsi ancora nel prossimo futuro, se vogliamo che i manufatti archeologici dei nostri musei non attraggano solo per loro carattere di eccezionalità, ma siano degli oggetti narranti, siano cioè testimoni di una rete di relazioni che, superato il trauma della perdita del contesto originario, che è sempre un trauma grosso per noi archeologi, ma è irrimediabilmente perduto e spesso non ricreabile, ecco, diventi invece ispirazione per suggerire la narrazione sempre diversa dei molteplici contesti che caratterizzano l'utilizzo antico e post-antico di un'opera. Ma su questo sono sicura che grazie all'impegno di Francesca Morandini, il nuovo ed avvincente progetto comunicativo che della Vittoria Alata nel rinnovato complesso del Capitolium di Brescia, che si inaugurerà a breve, sarà perfettamente in grado di svolgere questo compito, insomma. Quindi grazie davvero e complimenti.
Benissimo, allora ringrazio anche io la dottoressa Pafumi per il bellissimo intervento, molto appassionante, soprattutto ecco, nella parte in cui auspica che questo volume appunto costituisca, come dire, un protocollo di intervento poi perseguibile anche diciamo da altri e come diceva appunto a disposizione anche delle nuove generazioni di studiosi. Allora saremmo arrivati alla conclusione. Io quindi chiederei forse appunto un intervento alle curatrici del volume, alla dottoressa Morandini, alla dottoressa Patera insieme oppure una delle due, chi lo desidera per prima. Grazie. Credo che dovreste togliere il microfono. Scusate, intanto che le colleghe trovano il bottone giusto, volevo dire a tutti che questo volume è dedicato agli atti del convegno di studi. Stiamo già pensando, siamo già abbastanza avanti, anche con l'elaborazione dell'indice, per un altro volume dedicato questa volta al restauro della Vittoria nell'altra collana, non questa che ha il fondo bianco, ma l'altra con il fondo nero, che è la nostra collana più vecchia, si chiama Problemi di conservazione e restauro, e siamo arrivati a 52 volumi e altri, incredibilmente, ne abbiamo altri 8 a vari stadi, dal progetto alle bozze. Credo il nostro editore comincia a odiarci per tutta questa confusione di volumi a tanti livelli che abbiamo, ma l'istituto ha ben 12 settori e ho piacere che tutti i laboratori possano esprimere e arricchire il dibattito nazionale e internazionale con il loro lavoro. Ecco, vedo che hanno trovato il bottone, quindi a voi la parola. Bene, inizio io. E grazie innanzitutto a tutti, a tutte le persone che sono qui stasera, ma soprattutto a Paolo Liberani e a Stefania Pafumi che hanno accettato l'invito a presentare questo volume. Grazie per le belle parole che sono state dette e anche per aver approfondito alcuni aspetti assolutamente essenziali e importanti della Vittoria Alata. E, come già il soprintendente diceva, questo volume è un'edizione in corso d'opera, è soltanto la prima parte dei risultati del restauro della Vittoria Alata. Quando abbiamo fatto il convegno non era passato neanche un anno da che il restauro è stato avviato, ma era la volontà di tutte le istituzioni coinvolte, non solo dell'opificio, ma anche di Fondazione Brescia Musei, del Comune di Brescia, della Soprintendenza, di organizzare un momento di confronto aperto e in corso d'opera. Quindi non sono soltanto i dati sulla policromia mancanti, ma sicuramente saranno presenti nel volume finale in corso di preparazione, ma tante altre informazioni ancora non erano state elaborate perché il restauro ancora non era stato terminato. Manca tutto il discorso sulla pulitura delle superfici, manca il completamento dello studio tecnologico. Mancano i risultati delle tantissime indagini diagnostiche che sono state effettuate, mancano tutti i dati sulla progettazione e realizzazione del nuovo supporto interno che è andato a sostituire quello ottocentesco. Ma l'idea di quel convegno era proprio di stabilire un momento di confronto in corso d'opera, di portare avanti e dare subito voce ai primi risultati ottenuti. E noi siamo qui oggi, ma come diceva prima Francesca, il nostro cuore è al piano di sotto, perché proprio in questo momento si stanno effettuando le operazioni di movimentazione della Vittoria Alata, che domani partirà per Brescia e tornerà nella sua città. Per noi è stato veramente un momento importante il restauro, perché sia come archeologa personalmente, perché sia
mi ha arricchito dal punto di vista degli studi, ma anche del confronto con le tante persone che hanno lavorato e partecipato a questo progetto. Quindi vorrei chiudere sicuramente ringraziando tutti i relatori che hanno partecipato al convegno, i coordinatori delle varie sezioni che sono stati molto celeri anche nello scrivere e consegnare i loro contributi. Il volume è uscito in ritardo per via del coronavirus, altrimenti sarebbe stato pubblicato ancor prima. E poi grazie alla casa editrice, parlo ovviamente anche a nome di Francesca, grazie a tutti, alla competenza di Elena Mariotti e Francesca Martuscello che ci hanno assistito in questo percorso, e chiaramente grazie a tutti i restauratori che hanno lavorato in questo progetto con tantissimo impegno e dedizione, ai colleghi del laboratorio scientifico dell'opificio, ai tantissimi soggetti esterni che hanno collaborato a vario titolo. Non posso nominarli tutti, ma ognuno di loro ha attivamente contribuito alla definizione di questo progetto. Prego, se vuoi completare. Grazie. E grazie ovviamente a Francesca, con la quale devo dire si è stabilito un rapporto professionale di amicizia intenso e molto produttivo. Confermo tutto, e anch'io tra i mille ringraziamenti sottolineo nuovamente quelli a Paolo Liverani e a Stefania Paffumi per aver accettato anche in così poco tempo di leggere il nostro volume e di commentarlo, e li ringrazio molto per le belle parole che hanno speso in questo. E permettetemi anche di salutare il dottor Ciatti in particolare, perché è da parecchi mesi che non ci vediamo e quindi mi fa molto piacere anche di questa occasione, oltre a tutti i presenti. Senza ripetere quanto ha detto Anna, mi fa piacere cogliere alcuni spunti dell'intervento di Stefania Paffumi per parlare dal punto di vista di una persona che lavora all'interno di un museo e che quindi non sempre ha l'occasione per poter affrontare un progetto così virtuoso come avete detto voi è stato questo della Vittoria Alata. In questo lavoro, devo dire la verità, che la solitudine che a volte un funzionario che lavora in un museo con un organico gioco forza molto risicato è stata abbattuta. Per me è stata un'occasione straordinaria, come anche per molti miei colleghi, poter condividere con un'equipe così eterogenea e quindi così arricchente tutte le sfaccettature di questo lavoro. Per la statua che torna in museo, inizia per certi versi una nuova missione, che è quella appunto di raccontare tutto quel patrimonio di conoscenze che questo lavoro ha portato. Per parte nostra non avremo dotti volumi come quelli che il dottor Ciatti ha preannunciato, ma a gioco forza avremo delle edizioni e dei canali di comunicazione con il nostro pubblico molto più ad ampio spettro, perché i visitatori del museo coprono tantissime categorie della società, ma soprattutto sono persone curiose e comunque desiderose di imparare e di conoscere. Noi abbiamo cercato, ad esempio, in questo lasso di tempo, di produrre dei piccoli video che dessero conto delle varie fasi del lavoro. Quindi sui nostri siti li trovate, ce n'è uno, l'ultimo che abbiamo pubblicato proprio la settimana scorsa, è dedicato al restauro, dove si è cercato di raccontare con parole semplici tutte le fasi che sono state percorse. E chiaramente anche i nostri operatori museali diventeranno gli araldi di questo patrimonio che noi dovremo trasmettere, stanno già studiando il volume di cui abbiamo parlato oggi con molta curiosità e molta voglia anche di poter raccontare queste cose. E chiudo, perché è il tema caldo nostro di questi giorni, con la presentazione della statua a Brescia, con questo nuovo allestimento al quale alluso sempre Stefania, conoscendone anche alcuni elementi. La statua ritornerà nel luogo in cui è stata trovata e quindi la riavviciniamo al suo contesto, e dialogherà anche con gli altri bronzi con i quali è stata trovata. Quindi cercheremo di ricostituire quello che per noi archeologi è un elemento fortissimo, che è quello del contesto archeologico, sebbene la statua per molti anni abbia subito anche dal punto di vista museale il suo ruolo di simbolo, quindi di opera isolata.
E non mi resta che, anche a nome di Anna, di tutti i colleghi che hanno lavorato con noi, di invitarvi ad alimentare questo confronto che c'è stato anche con i nuovi dati che sono stati nel frattempo acquisiti e soprattutto di invitarvi a Brescia per vederle, continuare la discussione magari nell'aula del Capitolium ai piedi della statua stessa. Sarebbe un piacere per tutti noi sicuramente. Grazie. Non si sente. Sono dimenticata di disattivare il microfono, scusatemi. Dicevo grazie alla dottoressa Morandini e sicuramente allora insomma, l'auspicio è quello di ritrovarsi a Brescia a vedere questa bellissima scultura, ecco, in presenza, come si usa dire adesso, e veramente. Quindi io mi avvierei alla conclusione ringraziando prima di tutti chi, ecco, insieme all'Opificio ha collaborato anche alla realizzazione del volume, ovvero il Comune di Brescia, la Fondazione Brescia Musei, la Direzione Regionale Musei della Toscana, Museo Archeologico Nazionale di Firenze e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, oltre agli amici dell'Opificio. Naturalmente, ecco, se ci saranno poi delle domande, credo che appunto la dottoressa Modei abbia previsto una modalità diciamo in chat e poi diciamo verranno gestite dall'organizzazione del salone. Ringrazio anche io tutti, è stato comunque bello vedere, diciamo, quel numerino. Al momento siamo a 56 persone che comunque ha assistito a questa ora, diciamo, di interessantissime riflessioni. E ringrazio appunto il dottor Ciatti, che anche noi non vediamo da molto tempo, ma in realtà da non moltissimo, almeno attraverso il video. Ancora una volta il professor Liverani e la professoressa Pafumi e l'organizzazione per ultimi del salone, che devo dire è stata veramente attiva, attenta e molto così comprensiva anche di fronte a molti di noi che magari non sono proprio abilissimi in queste modalità a distanza, mi ci metto anche io e quindi insomma davvero grazie, grazie a tutti. Grazie a voi e grazie a te Francesca. Grazie a Elena. Allora, grazie a tutti a nome dell'Opificio. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Ciao. Ciao Francesca. Bella. Un'altra Francesca con due opere d'arte insieme.